Ciao e benvenuti in questo nuovo video. L'arrivo dell'inverno porta con sé non solo temperature più basse, ma anche la necessità di garantire che il sistema di riscaldamento domestico sia pronto ad affrontare le sfide della stagione fredda. Preparare il sistema di riscaldamento in anticipo può non solo assicurare comfort e calore durante i mesi più freddi, ma può anche contribuire a prevenire problemi e guasti indesiderati. In questo video esploreremo in dettaglio come preparare adeguatamente il sistema di riscaldamento per l'inverno. Il primo e più importante passaggio nella preparazione del sistema di riscaldamento per l'inverno è eseguire, e aver già eseguito, una manutenzione regolare dei sistemi. La manutenzione periodica non solo prolunga la vita del sistema di riscaldamento, ma assicura anche che funzioni in modo efficiente durante tutta la stagione fredda. Anche se molte operazioni di manutenzione possono essere fatte da soli, è fondamentale contattare un tecnico specializzato, almeno una volta all'anno, per un controllo approfondito. Il tecnico sarà in grado di verificare l'efficienza complessiva del sistema e individuare eventuali problemi nascosti. Tra le operazioni che un tecnico qualificato effettuerà ci sono sicuramente il controllo della caldaia, quindi verificherà che tutto funzioni correttamente e in sicurezza. Un'eventuale presenza di parti usurate potrebbe ridurre infatti l'efficienza di riscaldamento. Sicuramente effettuerà una pulizia del bruciatore e dello scambiatore di calore, questi componenti infatti sono cruciali per il corretto funzionamento del sistema, e farà un controllo dei termostati. Verificare infatti che i termostati funzionino correttamente e siano calibrati in modo ottimale è essenziale per mantenere la casa a una temperatura confortevole senza sprechi. Se la tua casa è dotata di un sistema di riscaldamento a radiatori, lo spurgo è un'operazione essenziale. Nel corso del tempo infatti i radiatori possono accumulare aria, riducendo l'efficienza del sistema e causando un riscaldamento non uniforme. L'aria intrappolata nei radiatori impedisce infatti all'acqua calda di circolare correttamente. Come spurgare però correttamente i radiatori? Basta dotarsi di una piccola chiave inglese. La prima cosa da fare però è assicurarsi che il sistema sia spento per evitare che l'acqua calda fuoriesca durante lo spurgo. Utilizzare poi la chiave per allentare la valvola situata al lato del radiatore. Ruotando lentamente la valvola infatti si sentirà un piccolo sibilo. Questo è il suono dell'aria che sta fuoriuscendo. Infine, quando l'aria è completamente fuoriuscita, inizierà a fuoriuscire un po' d'acqua. A questo punto possiamo chiudere questa valvola. Questo semplice processo aiuterà a migliorare la circolazione dell'acqua calda e garantirà un riscaldamento uniforme in tutta la casa. Se utilizzi un camino o una stufa a legna, è essenziale che la canna fumaria sia pulita e priva di ostruzione. L'accumulo di fuliggine e creosoto nella canna fumaria può essere infatti pericoloso. Il creosoto in particolare è altamente infiammabile e può causare incendi. Inoltre, una canna fumaria ostruita può portare all'accumulo di gas tossici come il monossido di carbonio all'interno della casa. È consigliabile in questo caso affidarsi a un professionista per pulire la canna fumaria e va fatto almeno una volta all'anno, preferibilmente prima dell'inizio della stagione invernale. Un altro aspetto che viene trascurato riguarda soprattutto quelle abitazioni che hanno le tubature del riscaldamento che passano attraverso aree fredde della casa, come soffitte o scantinati. In questo caso infatti c'è il rischio che si raffreddino rapidamente, riducendo l'efficienza complessiva del sistema. L'isolamento di queste tubature è una misura semplice che può migliorare significativamente le prestazioni del sistema di riscaldamento. Come isolare però queste tubature? Per isolarle è possibile utilizzare materiali isolanti specifici, facilmente reperibili nei negozi di ferramenta. L'isolamento non solo riduce le perdite di calore, ma previene anche il rischio di che le tubature congelino, magari nei periodi di freddo intenso. Non dobbiamo poi dimenticarci del controllo e l'aggiornamento del termostato. Il termostato è infatti il cuore del riscaldamento. Un termostato mal funzionante può comportare un riscaldamento inefficiente e costi energetici più elevati. Verificare il suo corretto funzionamento è un passaggio essenziale nella preparazione del sistema di riscaldamento per l'inverno. Se il tuo termostato è datato, potresti prendere in considerazione l'idea di sostituirlo con un modello programmabile o smart. Questi termostati infatti consentono di impostare temperature diverse per vari momenti della giornata, aiutando quindi a risparmiare energia quando non sei a casa o durante la notte, quando il riscaldamento può essere ridotto. Un'altra cosa importante quindi è anche controllare e monitorare i consumi energetici. Un modo efficace per garantire che il sistema di riscaldamento funzioni in modo ottimale durante l'inverno è tenere sotto controllo appunto i consumi. Un aumento improvviso dei consumi potrebbe indicare un problema con il sistema. Come fare questo controllo se non abbiamo dei dati legati a qualche applicazione? Possiamo controllare tranquillamente le bollette del riscaldamento annuali con quelle degli anni precedenti. Un aumento significativo dei costi potrebbe indicare un calo dell'efficienza del sistema.
In conclusione, preparare il sistema di riscaldamento per l'inverno è un'attività che richiede tempo e attenzione, ma che può garantire un ambiente domestico confortevole e sicuro durante i mesi più freddi. Dalla manutenzione regolare alla sostituzione dei filtri, fino al controllo dei radiatori e all'isolamento delle tubature, ogni passaggio contribuisce a ottimizzare il funzionamento del sistema e a ridurre i costi energetici. Investire in una corretta preparazione non solo previene problemi futuri, ma garantisce anche un inverno senza preoccupazioni, permettendoci di godere del calore della casa senza intoppi o sorprese spiacevoli. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale. Noi, come al solito, ci vediamo con il prossimo video. Let's fix it!